La secondaria abbiamo scoperto, è venuta a nudo, che quella viabilità non è adeguata. Oggi per andare a Palermo-Catania, attraverso la viabilità appunto secondaria, ci vogliono 4 ore e mezzo. E quindi l'intervento urgente, perciò abbiamo chiesto l'intervento urgente. Prego. La ringrazio, Viceministro Carlo Calenda, facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'autore dell'interpellanza si riferisce ai fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione siciliana negli ultimi mesi e che hanno determinato dissesti idrogeologici e di ingenti danni sul territorio. L'interrogante ha evidenziato in particolare l'emergenza connessa al danneggiamento delle infrastrutture viali principali e secondarie del territorio siciliano ed ha auspicato interventi urgenti che consentano il ripristino delle viabilità interessate da dissesti e il ritorno delle popolazioni interessate alle normali condizioni di vita. Per quanto attiene alla domanda formulata dall'interrogante, se non ritenga urgente dichiarare lo stato di emergenza e intervenire con propria ordinanza di protezione civile a favore della popolazione siciliana, giusta richiesta del Presidente della Regione siciliana, affinché si ripristino le normali condizioni di percorribilità delle strade di collegamento con i vari assi viari, intervenendo soprattutto nella viabilità secondaria, oggi l'unica in grado di assicurare i collegamenti tra le comunità e valutando nel contempo di assumere iniziative per concedere la deroga al patto di stabilità ai comuni che hanno la disponibilità di risorse proprie e limitatamente ai soli interventi per fronteggiare l'emergenza, si rappresenta quanto segue. Con la nota numero 902 del 16 marzo 2015, acquisita nel DPC 14259 del 17 marzo 2015, il Presidente della Giunta della Regione Siciliana ha trasmesso copia della deliberazione numero 76 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 12 marzo 2015 relativa alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana dal 16 febbraio al 9 marzo 2015. In merito a tale deliberazione, con la nota CG 14977 del 20 marzo 2015, il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato al suddetto Presidente la necessità di procedere in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012 al paragrafo le deliberazioni dello stato di emergenza, integrando la predetta richiesta con gli elementi tecnico-economici necessari. Con successiva nota 1351 del 17 aprile 2015, il Presidente della Regione Siciliana, in considerazione dell'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania avvenuta in data 10 aprile 2015 e stante un sostanziale aggravamento dei dissesti sul territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 9 marzo 2015, ha inviato copia della deliberazione numero 95 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 15 aprile 2015 relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per aggravamento criticità regionale a seguito degli eventi meteo avversi di cui alla Giunta regionale numero 76 del 12 marzo 2015. Pardon. Le suddette deliberazioni numero 76/2015 e 95/2015 estendono la richiesta dello stato di emergenza a numerosi comuni di tutte le 9 province del territorio siciliano, Palermo, Messina, Catania, eccetera, inclusa l'area ove si è verificato il cedimento del viadotto Imera 1 sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 2015 è stata condotta da parte dei funzionari dello scrivente ufficio una campagna di sopralluoghi sul territorio diretta a verificare l'entità dei danni subiti nelle località delle province del territorio siciliano che, per quanto segnalato dai tecnici regionali, presentavano le situazioni di danneggiamenti più significativi in conseguenza degli eventi meteorologici segnalati con le citate deliberazioni numero 76 e numero 95 del 2015. Detta campagna di sopralluoghi è stata avviata, seppur in assenza di tutti gli elementi previsti dalla citata direttiva del 26 ottobre 2012, specialmente per quanto attiene la descrizione di dettaglio delle situazioni maggiormente critiche e la quantificazione delle voci di spesa indicate dall'articolo 5,2 della legge 24 febbraio 92, numero 225, in funzione dei vari territori locali colpiti dall'evento.
Si precisa che nel corso della suddetta campagna di sopralluoghi sono state visionate le aree dove, a giudizio dei rappresentanti del Dipartimento regionale della Protezione Civile, dei tecnici comunali dell'ANAS e delle province interessate, si sono manifestati danneggiamenti ritenuti maggiormente significativi in ordine allo scenario di danno e alle condizioni di rischio residuo. In conseguenza all'esito positivo della citata istruttoria, anche sulla base della documentazione integrativa fornita, in data 6 maggio 2015, da parte del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, richiesta ai sensi della menzionata direttiva del 26 ottobre, con delibera del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2015 è stato dichiarato, fino al 180° giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. In considerazione di tale delibera è in avanzata fase di istruttoria la predisposizione dei provvedimenti in deroga all'ordinamento vigente necessari all'avvio ed all'esecuzione in regime straordinario degli interventi ritenuti urgenti e prioritari per fronteggiare il contesto critico di cui si tratta, tenuto conto dei finanziamenti resi disponibili con la suddetta dichiarazione dello stato di emergenza, per la quale il Consiglio dei Ministri ha stanziato 27.250.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui l'articolo 5,5 quinquies della legge 24 febbraio 1992 numero 225. Quanto al finanziamento dei primi interventi urgenti conseguenti al crollo di alcuni piloni del viadotto Himera 1, l'ANAS S.p.A. con note del 12 e del 19 maggio 2015 si è resa disponibile ad intervenire con proprie risorse pari a 9.800.000 euro. In merito alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, si rappresenta che in attuazione a quanto disposto dal Governo con legge finanziaria 2010, articolo 2,240 legge numero 191 del 2009, inerente alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto con le Regioni specifici accordi di programma che individuano e finanziano gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico. In particolare, l'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia è stato firmato in data 30/3/2010, a cui hanno fatto seguito tre successivi atti integrativi rispettivamente in data 3/5/2011, 28/10/2014 e 21/2015. Attualmente l'accordo di programma vede un importo complessivo di 350.588.362, di cui euro 162.692 da parte del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di numero 91 interventi, euro 12.756.000 con delibera CIPE numero 8/2012 del 21/2012 per la realizzazione di numero 11 interventi, euro 175.139.000 da parte della Regione Sicilia per la realizzazione di numero 118 interventi. Lo stato di avanzamento di tale numero 220 interventi, come deducibili dal sistema Rendis Web di Ispra, è il seguente: numero 60 ultimati, numero 52 in esecuzione, numero 24 aggiudicati, numero 32 in progettazione ultimata, con progettazione ultimata, numero 13 in progettazione, numero 13 in attesa di avvio, numero 26 dove non ci sono dati disponibili. Si rappresenta infine che la Regione Sicilia ha al momento segnalato, nell'ambito di nuove eventuali programmazioni per la rimozione del rischio idrogeologico, circa numero 960 nuovi interventi per un importo complessivo di oltre 2 miliardi e 400 milioni di euro. Grazie. Grazie onorevole Ribaudo per la replica. Grazie Presidente. Io mi reputo solo parzialmente soddisfatto perché prendo atto che la Presidenza del Consiglio, dopo gli accertamenti, ha subito deliberato per quanto riguarda il viadotto e anche ha dato un segnale di intervento con i 27 milioni per la viabilità. Però voglio fare notare che su 345 milioni di danni accertati, 27 milioni sono solo l'8%. Ci rendiamo conto che sarà difficile anche per il commissario che sarà nominato, mi pare ancora il viceministro non ha detto che è stato nominato il commissario, ma sarà gestita da un commissario questa ordinanza,
sarà difficile capire dove interviene. Se ci sono 350 milioni da spendere per interventi assolutamente urgenti,